Cari amici, buongiorno. Allora, ho avviato la ripresa. Premuto il tasto registra e dopo un secondo ho sentito un rumore, un fruscio di foglie, cioè o meglio il vento che crea fruscio, un linguaggio nella natura che è cambiato, ecco, dopo un secondo o due circa che ho premuto il tasto registra, cioè vabbè, adesso non è che si nota, ma probabilmente nel video, vabbè, si notano i suoni della natura, ma non si sente prima che tipo di silenzio che c'era. Praticamente adesso c'è un silenzio diverso e una serie di ticchettii, movimenti strani, a parte i miei passi, vabbè, diversi, come se avendo premuto il tasto registra si fossero messi, non tutti sull'attenti, questi esseri che mi stanno osservando, ma hanno avviato anche loro qualcosa, cioè un'attenzione diversa che mi ha incuriosito. Allora, com'è la dinamica di questa registrazione? Non ho programmato nessun discorso, tanto per cambiare, no? O meglio, maggior parte delle volte non programmo nessun discorso, a parte qualche ispirazione che mi viene un attimo prima. Quindi spesso capitano anche le canalizzazioni, e qualcuno l'avrà anche notato, e chiamatele canalizzazioni, impressioni o chiamatele come volete, anche fantasie se volete. C'è chi che sa che non sono fantasie. Ho sentito un rumore, vabbè, questo potrebbe essere anche un animale, cioè una lepre o vabbè, siamo anche nel bosco. E quindi io sono venuto qui, è un bel luglio caldo d'estate del 2016 che sento, come si dice, quel richiamo da voi, cioè coloro che mi seguono, questi amici in web, che sentono, diciamo, la mancanza, tra virgolette, perché magari c'è qualcuno che magari piacerebbe vedermi più spesso in web, ma non si può sempre. Allora sono venuto a darvi il saluto, però insomma c'è questa atmosfera che a me piace, del senso della sorpresa, no? che capita. Allora, sul video adesso non so se si notano i suoni o che, o l'atmosfera che sento io, perché dopo è anche soggettivo, però se riesco a regalare, oltre che al sorriso, anche l'intrattenimento, d'accordo, la compagnia, il saluto che vi mando anche in questo video, e forse alla fine, più che il messaggio che devo darvi di volta in volta, è l'energia che desidero trasmettervi. Quindi, a parte il fatto che siamo in un mondo che, oppure stiamo nel più piccolo, siamo in uno stato, perché io sono in Italia, no? Parlando con questa lingua, quindi chi mi segue è italiano magari, e siamo in uno stato che ha le sue, chiamiamole, magagne da sistemare. Allora, se si riesce a dare un'energia costruttiva che porta a prosperità, ecco, io sono qua per questo, no? E quindi e infatti la sensazione di messaggio è questa, no? Il discorso della prosperità che io sento, cioè sento, a parte i momenti di che tutti hanno, io compreso, di tristezza o demoralizzazione causati da qualche delusione, no? Che capita di tanto in tanto, o spesso, no? Ci sono anche i momenti di felicità, comunque, no? E allora l'energia che desidero dare e la sensazione che sento a livello di chiamiamola premonizione o mi sai che dire previsione del futuro, perché sono contrario un po' a queste cose qua, però la sensazione che sento è che siamo in una fase, diciamo l'Italia, dove la parola crisi fa eco, no? C'è eco. Però il momento di transizione, tipico quando c'è la crisi, c'è il cambiamento, no?
vedi 2012 per esempio, ma quindi il cambiamento, un passaggio, e cioè vedo prosperità nei tempi prossimi, ci mancherebbe anche altro, insomma, se c'è un po' di crisi, poi c'è il momento anche della prosperità, insomma un attimo di impegno, e si riesce tutti quanti assieme, con un po' di impegno chiaramente, di buona volontà, che deve partire da qua. Ecco, prima di tutto da qua parte, dopo il resto viene automatico, ecco, questo è, io vi ho fatto il gesto, insomma deve partire dal cuore, ecco. Uno deve sentirla dentro un po' la prosperità, perché la prosperità deriva dal fatto, cosa? Non dico la ricchezza in soldi, ma la prosperità, cioè che non manchi da mangiare, da vivere in un certo modo, capite, insomma, che non manchino le cose felici, i momenti di allegria e serenità. Questa è la prosperità. Se manca qualcosa, se c'è una mancanza, se c'è un difetto, se c'è qualcosa da aggiustare, con la buona volontà si aggiusta e si sistema. Ecco, questo è il mio messaggio di augurio, perché tutti assieme si fanno buone cose. Ecco. Lo sintetizzo così alla fine, questa sensazione che ho sentito, no? Sarà anche scontata, però molte delle cose che dico sono scontate, cioè no, sembrano scontate, un po' dico come le scoperte dell'acqua calda, è che sta bene ricordarle, perché cioè, cerco di darvi il messaggio e l'energia, l'intenzione e l'ispirazione di fare qualcosa di buono, ci mancherebbe che anche che venga a dirvi fate qualcosa che non va bene, no? Quindi più si ha l'intenzione, più ci si augura del bene, e più è facile, insomma, che arrivi alla fine, no? Quindi da sintetico che dovevo anche essere, forse mi sta già dilungando, però insomma, come si dice, qualche dettaglio non fa male. Così l'atmosfera adesso è cambiata di nuovo e c'è una forma di silenzio che non voglio dire inquietante. Quel senso di aspettati una sorpresa, ecco. Però vabbè, magari non viene neanche registrato in questo video, e magari la sorpresa mi capita dopo, o magari non capita niente, adesso non sto là a dire cose come deve andare, ma qualche rumore normale della natura. Quindi i saluti ve li ho dati, il messaggio anche. Io vi faccio quindi, rinnovo di conseguenza c'ho un po' di attrezzi qua, di conseguenza rinnovo l'augurio di prosperità e di benessere, che per me sta arrivando un po' a tutti, no? Cioè, nel senso, non manca tanto, no? Quindi un augurio a tutti, ve lo auguro, e che se c'è qualcosa da sistemare, che si sistemi al meglio, e così sarà, dai. Quindi ci sentiamo alle prossime e ascoltiamo qualche secondo cosa ci dice la natura a livello di suono. Insomma, la natura parla con la sua voce. E quindi ciao a tutti.